Ragazzi, partiamo con questa maglietta qua. Finalmente dello stile dei Lovesick. Dallo stivale. Dallo stivale. Armani. It banana. Allora siamo partiti per andare in provincia di Verona col Big Drummer, perché il povero Gianluca si è rotto un gomito. Quindi ciao Gianlu. Ho da dire una cosa, non abbiamo fatto tempo a partire, c'è già l'aria condizionata a palla, fa un freddo boia, cioè in mano era un po' che non faceva. Dai, tira su, cazzo, che è caldo! Cioè adesso mi devo mettere il cappotto e la sciarpa, cos'è, oh? Cioè, con 20 gradi non vanno bene, no, non basta, ci devo al 12. Ivano, fai un saluto a tutti gli amici a casa, dai. Allora Fabio, abbiamo il Big Drummer che quasi non ci sta nell'inquadratura da quanto è big, ma... Fabio Listo forever! Senti, re diavola! Fabio Listo, Fabio Listo! Number one! Ma cosa avete combinato? Dove ti ha portato? Guarda, momenti intensi, veramente. Magici intensi, abbiamo mangiato il pesce, abbiamo bevuto, abbiamo visto tanta scagliola, come si dice da quelle parti là. E ha detto che niente, dobbiamo faremo la radio Fabio Listo e Big Drummer. E di cosa parlate? Diavola e basta, solo diavola. È come il ciclinio. E basta. Quindi in due giorni vi conoscevate? No, è stato bellissimo, no, veramente, anche Fabio è il numero uno. No, cioè, ma lo so. Ma è scatenata, ragazzi, non si tiene. Ma anche un professore. Ma era lui che diceva. Ma dopo era lì che seguiva le canne, architetto. E lì che seguiva le cariche, capito? Lui pensava, ma invece era lì tutto serio, capito? E non mi ha mai offerto da bere, capito? L'architetto stronzo, che non è altro. Neanche? Mai! No, no, grande, vero. Ci siamo divertiti molto. Ma quando l'hai chiamato quanto sei emozionato? No, l'ha scoperto Fabio. Lui. C'è proprio un colore di merda questo qui davanti, guarda. Guarda che colorino proprio sbietto. Cioè, per risparmiare dei soldi ho preso il rosso sbietito. Ivano, ti piace senti, la Ferrari? C'è il minimo alto, senti, anche rotta. Sei uno da Ferrari? Guarda, non hai neanche i soldi per pagare l'autostrada, boh. Ti vado a dire che schifo, adesso sento gli dico qualcosa. Ivano, sei un tipo da Ferrari, tu? Io sì, mi piacerebbe provarla, però, per smontarli. La far del rally, ah, ci vuoi? Sì, sì. Oh, siamo qua, stiamo arrivando a questo paese contiguo. In the jailhouse now. Well, I told him once or twice. We're playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Adiole. Fra, cosa hai trovato? Ah, vabbè, c'è Tekken 3. No, vabbè, no. Ma funziona? Sì, dai. La play. Ciao, no, ciao. Ciao. No, mi ricordo più le mosse. Ivano! Vieni, vieni, vieni. Sì, ma dai, una fatality subito così. Dai, cos'è? Oh! Sei già morto, fra. Ma cos'è? Tekken 3. Dell'81? Io ce l'avevo questo. Io non ci ho mai giocato in Italia. Aspetta che ricominciamo. C'è solo questo di gioco? Sì, c'è solo questo, aspetta. Ma ti ricordi la memory card? Guarda no, oh, Nina. Dai, cosa fai? Dai, aspetta. Torna dietro. Io voglio Rally. No, no, questo è il mio gioco. Colin McRae. Tekken 3 tutta la vita. Ma ti ricordi no, la collisione Italia? Io non so tutte le mosse. Tu vai a caso, dopo un po' li scappi. Ah, ecco, bravo. Puoi usare tutti i pulsanti, anche questi dietro, questi insieme, questi due. Questi, vedi, questi due fanno così. E poi questi... No, come piace questo? Siete due asini veramente top class. Adesso vedi però come lo batto. Sì, sì. Tu devi scegliere tu. Io scelgo. Quali sono io? Tu sei due blu, P. Due P. King. Ma che cosa sono? Io non capisco. Io scelgo Nina. Non ti dico qual è il più forte però. Vai, vogliamo questo scontro ripreso in diretta, vai. Cosa si usa? Questo o questo? Questo? Non lo so, io uso questi, per sicurezza. Fammi vedere un attimo. No, 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 aspetta, 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 okay. Allora, no, Nina non va questo. Ma non va, ah, eccolo, ah, eccolo. Oh, 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 oh. Meno male che la gioco per vita, non ci ho fatto fuori. Oh, si è scattato. Ah, ti ho preso. Ah!
Va, oh, ma Loiano facciamo i tornei, dai. Sì, ma vedo, ma fammi capire, non ho ancora capito cos'è il pugno, cos'è il calcio, io. Secondo round. Ah, se ti prendo! Oh, vai, visto che carica che avevo. Oh, wow, che numeri che ti fa, Fra. Quasi fatto... Oh, che mossa! Non so che mai, non so mai giocato, giuro. C'ho un paio di domande culinarie, Ivano. Vai. Perché in un video abbiamo parlato con i ragazzi quando siamo andati a Perugia della colazione. Cioè, io vorrei sapere qual è la tua colazione ideale. Io non faccio colazione. Ragazzi, vi stupisco, ma io non faccio colazione. L'unico modo per fare colazione è andare in albergo. Allora lì che è tutto servito, allora faccio colazione. Come la frase? E parto dal salato, perché prima si beve il salato e poi si passa al dolce. Quindi tutto il salato e tutto il dolce dopo. Per fortuna svegliandomi, cioè non essendo il primo a colazione, è già in fase di, insomma, di finale il buffet, quindi, perché se no sarebbero finiti male gli altri clienti dell'albergo. Rimane ben poco. Tè, caffè, succo d'arancia? No, tè proprio così, perché acqua. Acqua? Acqua, se no tè, massimo tè, se no acqua. E quando ti devi proprio svegliare, cosa bevi? No, non, io mi sveglio, sono sveglio. Cioè, non è che sto lì a dormire, oh, ragazzi, c'è poco tempo, Quando si sveglia, ci si sveglia, bonda. Fine. E allora, visto che non fai colazione, il tuo piatto preferito? Passatelli in brodo. Passatelli in brodo? Magia pura quella. Col parmigiano? No, passatelli nel brodo non ci vuole il parmigiano. No, nel brodo, nel brodo no. Dolce preferito? Se dolce... ne sono tanti, dolce, mascarpone, torta di mele. Torta di mele? Tipo torta di mele col mascarpone. Quella vuoi? Tocci la fetta, dai, mascarpone. Tipo il pandoro. Magia. Poi metti mai che stasera facciamo la sosta in autogrill, mi sa che capiterà. Cioè, qual è lo snack da autogrill? No, l'autogrill, guarda, sinceramente, a furia di farne un po', mi sono un po' stancato. I gusti preferiti del gelato e con o senza panna? Sai che sinceramente il gelato non ho i gusti preferiti, perché guardo i gusti e vedo quello che mi piace di più da vedere. In base al colore? No, non colore, anche com'è montato, com'è l'aspetto, capito? È come il pane, a me piace molto il pane, però guardo sempre le pagnotte che mi ispirano di più a sensazione quel giorno, capito? Sono molto... guardo... E via, sì, sensazione. Quindi dipende da dove va. Però un gusto che di solito non ti fai mai mancare, o cambi proprio sempre? Sì. Ma sì, cambio spesso, io gusto... Magari se vado sempre nella stessa gelateria, magari prendo anche spesso, tipo da Slurp in via Toscana, prendo spesso liquirizie, perché è ottima. Cono coppetta? L'importante è che sia cialda, poi cono coppetta, uguale, però non quella di plastica, l'importante è che sia il cestino di cialda, perché così mangia anche quello. Ma scusa, ma con quella maglietta, no? Sì, dimmi. Adesso spiegami... No, questa maglietta, allora, non mi ricordo... però non mi ricordo, no, però è bella, ragazzi, banana, tanta roba, cioè banana ragazzi, che dire. È un alimento importante, non sottovalutato. E il gelato alla banana? La banana non troppo, mi piace più al mango, è più fresco. Ma sei uno da gusti della frutta oppure anche premi? No, tutti e due, sì, mi piace i gusti della frutta d'estate, soprattutto sono belli. Con o senza panna? Anche lì, se c'è la panna, lì insieme agli altri gusti sì, la panna quella lì col bottoncino sinceramente non la prendo più. No, panna ma cucchiaio, cioè come la vera panna, non quella col bottoncino carpigiani che ci hanno in casa. Io come le vedo tutte lì. No, è chiuso, l'hai mai sentito te quella? Gelato confezionato. Winner Taco o Maxi Bomb? Beh, Maxi Bomb, perché ce n'è anche di più, sinceramente. Perché ha due gusti. C'è gusti sempre mi più male. Bisogna essere naturali, ragazzi. Viva la natura! Che ridi! Ready to go, man, I'm a fool. My baby be tearing me in the blue.
She'll even whisper in my ear. Cruise on a blender radio. With no particular place to go. Dormita. Ivano, puoi venire dietro, dai. Vai te. Quale vuoi te? Quelle, a me piacciono la Coca-Cola o quelle Cola. Non le... Coca. Vediamo cosa torna. Cola. Autogrill notturno, vediamo con cosa torna Ivano. Cos'hai preso alla fine? Era chiuso. Ci vediamo sabato al bagno Peter Pan. La fregata dura. Tutto mi andava a letto. È stato bello fare una suonata con Ivanone. Ci dispiace per Giallo che si è infortunato, ma ne siamo vicino. E c'era poca gente, ma ci siamo divertiti, dai. Ciao a tutti, al prossimo video.